Buonasera a tutti, sono Massimo De Santis, responsabile commerciale di Bella Vita Corporation, società specializzata in export di prodotti food e partner di Sigma nell'esportazione dei prodotti a marchio. Oggi ci troviamo a Milano perché abbiamo l'onore di essere visitati da un nostro cliente molto importante, Dolphin Supply Chain, società specializzata nel commercio anche di prodotti food nel grande paese asiatico. Con Dolphin abbiamo un progetto molto importante per il 2018. Di cosa si tratta esattamente e di cosa si occupa la società Dolphin? Ce ne parlerà meglio il nostro collega Thomas Liu Chao, responsabile dello sviluppo del business per la parte Italia. Lascio quindi la parola a Thomas che parlerà per noi in italiano. Prego Thomas, molto piacere di averti qui oggi. Buonasera a tutti. Sono Thomas, che è responsabile per collaborare con le aziende italiane per importare in Cina. Che adesso presento un po' della nostra società. Dolphin Supply Chain appartiene al gruppo YPS, stabilito nel 2015. L'anno scorso il nostro fatturato è 2 miliardi di renminbi. Noi abbiamo già stabilito i filiali anche in magazzini esteri, in Germania, in UK, in Olanda, in Australia, in Giappone, anche in Corea. Quindi noi importiamo i prodotti di madre bambini, cura personale, cosmetici, alimentazione, soprattutto per alimentazione. Noi collaboriamo con JD, Timo, Vip, Paola, queste grandi piattaforme, anche gli altri canali, in modalità di B2B, B2C, anche POP, per promuovere i prodotti autentici anche di qualità ai consumatori cinesi. Molto interessante. Quindi, come abbiamo capito dalle parole di Thomas, l'azienda è un'azienda giovane che però sviluppa già un fatturato molto importante e collabora con le principali piattaforme di e-commerce presenti in Cina. Quelle che ha nominato sono sicuramente quelle più importanti come JD, Kaolao, anche Suning, se non sbaglio, collaborate anche con Suning, quindi si tratta di piattaforme molto molto importanti. Quindi ringraziamo Thomas per la presentazione della loro azienda. Lascio adesso la parola a Miko, che è la vice direttrice acquisti per i prodotti che importano da tutto il mondo. Lascio quindi la parola a lei. Ne approfitto anche per dire che Miko non parlerà italiano, ma appunto parlerà in cinese e qui vi aiuterò io perché sono in grado di capire cinese essendo madrelingua cinese, quindi non ci sarà alcun problema. Prego Miko. 海豚供应链希望在意大利跟很多那个企业合作，然后我们希望跟那些食品类的，比如说巧克力，然后橄榄油，然后还有那个果汁，然后牛奶，然后红酒等等的企业或品牌方合作。那么合作的模式，我们可以用 B2B， 然后还有 B2C， 然后另外海豚供应链提供了我们的一站式服务。 包括我们会提供我们的海外仓，我们在德国、还有波兰、然后还有那个日本、韩国、澳洲都有我们自己的那个仓库，所以我们会提供仓库的服务，然后还有那个物流的服务，因为我们是跟中国一站一路是有战略合作，另外还可以提供那些运营的服务，所以希望我们意大利的企业可以多多的跟我们联系，然后跟我们合作。 Quello che dice Miko è molto importante perché per quanto riguarda soprattutto il nostro paese, nell'ottica dell'espansione del loro business sono adesso alla ricerca all'interno del territorio italiano di diverse tipologie di prodotti, come ad esempio nominato l'olio di oliva, anche ad esempio nominato anche il cioccolato, il sugo, la pasta, anche il latte, quindi sono tutti prodotti di cui sono effettivamente alla ricerca adesso. Parla inoltre anche di diverse tipologie di servizi che possono offrire. Loro possono offrire una intera catena di servizi a partire dall'immagazzinamento nei diversi paesi dove sono presenti, come in Germania o anche, se non sbaglio, avete oltre alla Germania, avete anche in Polonia.
E oltre all'immagazzinamento c'è anche tutto il servizio di logistica, quindi tutta la logistica la gestiscono loro internamente, sia qui in Europa, sia all'interno del territorio cinese, dove hanno diversi magazzini dislocati in tutte le regioni dove sono presenti. Oltre a questo fanno anche servizi di custom clearance, quindi per quanto riguarda tutte le operazioni doganali se ne occupano loro, perché sono in diretto contatto con la dogana, ed inoltre hanno anche aderito alla recente politica promossa dal presidente cinese Xi Jinping di One Belt, One Road, cioè la via della seta. Cece Miko, Nidohua. Ringraziamo Miko per le sue belle parole. Comunque grazie mille, anche grazie a tutti. Noi volevamo con il nostro partner per la Vita Corporation, noi stiamo cercando aziende italiane da inserire nel mercato cinese. Grazie mille. Perfetto, grazie mille Thomas. Thank you. Thank you. Ringraziamo quindi i nostri ospiti che sono stati così gentili da essere venuti a trovarci oggi. Ringraziamo i nostri lettori e anche i nostri video ascoltatori di GDO News. Per oggi da Milano, da Massimo De Santis è tutto, alla prossima puntata.